Buona vista ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Yo-Kai Watch 2 Polp Anime. Eccoci qui ragazzi, nella scorsa puntata abbiamo iniziato delle missioni che sì, sono secondarie ma sono delle missioni chiave. Quindi nell'ultima puntata appunto abbiamo concluso con questa partita di calcio dove c'era un pallone che era entrato, non era entrato. Insomma era come al solito opera di uno yokai. Adesso per andare avanti dobbiamo completare, come vi dicevo appunto nel finale dello scorso episodio, dobbiamo completare la missione secondaria, questa qui chiave. Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ovvero, vengano signori, a Baldoro Nuovo un commesso del Super Più sembra avere dei problemi, aiutiamolo. Quindi attiviamo questa missione e andiamo. Dato che abbiamo già l'obiettivo, possiamo andare assolutamente. Io so ragazzi che questa serie vi sta piacendo un sacco e devo dire che questo gioco mi sta piacendo davvero tantissimo anche a me. Quindi ragazzi, mi raccomando, tanti pollicioni in su come al solito per sostenere tutto, tutta la serie, tutti gli episodi, e possiamo iniziare. Ok, dovremmo essere arrivati perché la freccia indicava qua, ed eccoci qui. Oh, Fiammocchio! Usa Fiammocchio per ripristinare i PS e riempire gli energimetri degli yokai. Puoi trovare Fiammocchio nei negozi Super Più e in aree piene di nemici. Davvero? Se vedi in giro Fiammocchio, parlagli per rinvigorire i tuoi yokai. Con Fiammocchio puoi anche sostituire le tue medaglie yokai e usare il diario. Perfetto, tutto identico al primo capitolo. Agli ordini! I PS e l'energimetro dei tuoi yokai sono stati completamente ripristinati. Sì? Allora, in realtà non abbiamo altri yokai, ne abbiamo anche solamente tre. Quindi possiamo anche solamente fare diario e salvare. Ma in realtà abbiamo appena iniziato, quindi non vedo perché, ma ho già premuto di sì. Comunque, possiamo proseguire, dato che, ok, qua con Fiammocchio abbiamo completato. E vediamo un po' che problemi ha il dipendente. Oh, ciao, prego, dimmi pure, devi fare aspetta. No, no, ti prego, compra qualcosa. Come? Scusami, è da così tanto tempo che c'è qualcosa che non va. Non ci sono mai clienti in questo negozio, gestisco questa catena con i miei fratelli e questo negozio ha i peggiori incassi. Eppure questa non è una cattiva zona per un negozio. Questo è un guaio, Freak. Ci deve essere una soluzione, lo aiuteremo, non è vero? Beh, il Super Più di Valdoro Nuova, Valdoro Nuova, non ha avuto molti clienti di recenti. Sono nei guai. Accetti questo incarico? Sì. Certo che lo aiuteremo. Ok, ma come possiamo aiutarlo? Potremmo semplicemente comprare qualcosa dal negozio. Così però tratteremo un sintomo, non la malattia. Sì. Dobbiamo usare la nostra forza per aiutare il negozio. Sono solo un bambino. Non dire sciocchezze. Hai amici yokai a cui puoi chiedere aiuto, no? Puoi affrontare qualsiasi sfida. Qualsiasi. Sei sicuro? Vengano signori. A inizio guarda il menu missioni. Allora, noi in realtà qui potremmo già comprare qualcosa, è vero. Però per adesso cerchiamo di andare avanti perché non credo di aver bisogno di qualcosa. Oh oh oh, sento la presenza di un potente yokai. Attenzione, la mancanza di clienti in questo negozio è opera di uno yokai? Forse. E se questo è il motivo, c'è solo una cosa da fare. Fai una ricerca attorno al mini market con lo Yo-Kai Watch. Allora, lo Yo-Kai Watch là in alto a destra mi dice che in realtà si dovrebbe trovare da questa parte. Quindi, stavolta non ho sbagliato tasto, incredibile. Non ho aperto il menu invece di... Oh, 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 era proprio qui dove... Ma, what? Che cos'è? È un cartello stradale, un palo della luce, è un qualcosa di strano. Quiz cartello! Cos'è? Non ho idea. Ma, è apparso uno strano cartello, si tratta di uno yokai? Forse si tratta di un quiz cartello. Quiz cartello? C'è un quiz yokai scritto su questo quiz cartello? Un quiz yokai, cioè? Ehi, fammi finire. In effetti, se risolvi il quiz yokai scritto sul quiz cartello, apparirà il misterioso punto yokai. La risposta è il nome di uno yokai, portalo davanti al punto yokai e... che cosa? Che succede se lo porto? Non lo so. Come fai a non saperlo? È un quiz cartello, se lo sapessi che quiz sarebbe. Ma sono certo che succederà qualcosa di bello, senz'altro. E dato che siamo qui, quel qualcosa di bello è legato al negozio. Qualcosa di bello. Perché mi guardi così? Credimi, succederà qualcosa di bello. A ogni modo, cerchiamo di risolvere il quiz yokai, che ne dici? Ne sei proprio certo? Mi sa di sì ragazzi, quindi andiamo qui dal quiz cartello, una novità assoluta. Chi è questo yokai? Indossa abiti tradizionali, tribù generosa, fa venire fame a chi incanta. Questa è difficile. Allora, fa venire fame, io mi ricordo che c'era uno yokai, era il vecchio. Ok, vediamo se ho ragione, ovviamente non mi ricordavo il nome. Però dovrebbe essere nonno
C'è lo spazio, sì. Nonno fame. Vediamo, vediamo se è giusto. Non ho idea. Sì, giusto. Mi ricordavo che era il vecchietto, me lo ricordavo. Giusto, giusto, nonno fame. Esatto, è apparso un punto yokai qui vicino. Cos'è? Non so nemmeno cos'è il punto yokai. Ecco, è questa cosa qui. Cos'è? Un portale. Wow, avevi ragione, ha perso uno strano cerchio. Non mi credevi, Freak? Comunque questo è il punto yokai. Nel caso di questo punto yokai pare che ti serva nonno fame. Però al momento non ho fatto amicizia con nonno fame. Devo trovare questo yokai e fare amicizia con lui. Ora che mi ci fai pensare, il posto ideale per trovare nonno fame è nei pressi dei mini market. Però non mi sembra nei paraggi. Potrebbe essercene uno nella cucina di casa tua, Freak. Però sarebbe davvero troppo facile. Quante probabilità ci sono? Controlliamo comunque. Beh, mi sa di sì. Il radar dello yokai watch non percepisce solo gli yokai. Il radar percepisce anche i quiz cartelli nascosti. Ah, ok. Quando si attiva, va bene, usa la lente e rispondi alla domanda. Perfetto, se metti lo yokai giusto nel punto yokai succederà qualcosa di bello. Ok, allora, in realtà qui, vabbè, dobbiamo tornare a casa, ho capito. Questa è una novità assoluta e in effetti non mi sembravano yokai quel cartello, era... Ho attraversato... Ah no, ok, si è spostato il gatto. Pensavo di aver attraversato il gatto proprio come se non esistesse. Ok, andiamo a prendere nonno fame, che... Vediamo se è qui. Attenzione, nostra madre è un pochettino strana. Quindi c'è davvero nonno fame nella tua cucina. Scherzo, sarebbe troppo bello. Cosa sta facendo la mamma? Oh, che fame, ho bisogno di qualcosa di dolce. Ero certa che ci fosse una barretta di cioccolata da qualche parte. L'avevo presa per Freak, ma... credo che la mangerò... Ehi, mamma, non è un po' strano? Non sei Gibanion e stai cercando di mangiare la mia barretta di cioccolato? E sei stata incantata da uno yokai? Potrebbe essere. Ok, quindi, forse... No, ok, dobbiamo parlarle direttamente invece che... Ciao, Freak, finalmente si è... Me l'immagino con tutto il cioccolato qui... ciao, sei a... Come? Una parte di No, era l'ultimo snack rimasto, no, guarda. Non mi convince. Non è qui attorno, quindi mi sa che ci dobbiamo parlare di nuovo. Ehi! Di nuovo! Ma... Vediamo se è qui. Aspettate, aspettate. Ok. Ah, è qui, è qui. Oddio, è accanto. Certo, in effetti non è proprio addosso, è accanto alle persone. Perfetto, quindi l'abbiamo beccato. Ed eccolo qui. Yokai. Ed è, mi sembra proprio nonno fame. Sembra una supposta in realtà, però... non facciamoci ingannare dalle apparenze. Eccolo qui, è nonno fame. Trovato, ma questo è... Nonno fame. Nonno fame, era qui per davvero. Cioè, wow, che bello, è perfetto. Proviamo a fare amicizia. Una volta fatto ciò puoi portarlo al punto yokai. Mi pare ragionevole. Hai un minuto? Riesci a vedermi, giovanotto? Avrei un favore da chiederti. Dovrebbe esserci del cibo nel frigo. Vedi, non so come si apre i frigoriferi, sono complicati per noi anziani. Non posso darti del cibo da frigo così. Però siamo gli unici che possono aiutarlo. Il cibo preferito di nonno fame è l'onigiri, quindi portiamoglielo. Onigiri, mi chiedo se ne ho qualcuno da parte. Ce l'ho. Se non ne hai, vai a comprarne uno in negozio. Farei felice il commesso nel mini market. Andiamo a prenderne un po'. Il più economico va più che bene. È l'onigiri con prugna. Sei un po' turchio. Però credo di averlo. Esatto, consegna, ce l'ho uno. Infatti, perché non ne avevo utilizzati ancora. Hai consegnato onigiri con prugna. Onigiri con prugna. Giovanotto, potresti. Ora magari mi chiede qualcuno più costoso. Saresti così buono da darmi quell'onigiri? Certamente. Oh, grazie mille. Con questo la mia fame sparirà. Non credo. Bene. Il minimo che possa fare per ringraziarti è mettermi a tua disposizione. E quindi, nonno fame. Nonno fame. Ok. Vuoi rinominare nonno fame? Come al solito, no, non diamo soprannomi ai nostri yokai. Sì, è il nostro quarto yokai. Quindi finalmente abbiamo una squadra un pochettino più completa e possiamo ruotare gli yokai in battaglia. Hai ottenuto la medaglia di nonno fame, perfetto. Wow, grazie. Molto conveniente, è proprio quello che volevamo. A dire il vero ci sono altri modi di fare amicizia. A volte lo yokai che avrai sconfitto in battaglia vorrà diventare tuo amico. Con alcuni yokai però non sarà così facile fare amicizia. Facendo amicizia con altri yokai cambierà il modo con cui combatti. Esatto, proprio quello che dicevo. Gira la ruota yokai per cambiare gli yokai sul campo di battaglia. Controlla i tuoi nemici, vabbè, sì. Poi pian piano riprenderemo a giocare un po' meglio, ovviamente. Ok, portiamo nonno fame al punto yokai vicino al super più. Oh, cosa sta facendo? Che abbia mal di stomaco?
Un onigiri non era sufficiente, che fame! No! Potresti occuparti di lui d'ora in avanti, Freak. No, ma è diventato già nostro amico, cioè non c'è bisogno di portargliene un altro. Spero. Vabbè, sì, ci ha dato anche la medaglia, quindi sì. Ok, possiamo tornare al mini market il più velocemente possibile. Io non vedo l'ora di avere la bicicletta, così almeno questi spostamenti li facciamo veloci. E poi vi ricordate che c'era anche Traspec, che era tipo lo specchio che ci permetteva di teletrasportarci? Chiama Nonno Fame al punto yokai e vedi cosa succede. Vuoi chiamare Nonno Fame? Sì, vediamo subito che cosa succede. Nonno Fame! Coraggio, tocca a noi, andiamo Nonno Fame, medaglia yokai, attiva! Ed eccolo qui! Nonno Fame arriva al punto yokai. Penso che mi metterò qui a riposare un attimo. No, fa venire fame a tutti quelli che passano lì davanti. Ho un po' di fame, passerò al mini market per una merendina. Che figata, fantastico. Ne arriva un altro. E già sono due clienti. Siamo troppo forti. Ho appena finito di mangiare, ma credo che non fosse abbastanza. Grandissimo, nonno fame, fai venire fame a tutti quanti, tranne a me, altrimenti ingrasso. lui mi sa che lui avrebbe bisogno di fare più corsa piuttosto che mangiare. Ah, donna, lei addirittura avrebbe bisogno di tante altre cose allora. Non solo di dimagrire, donna. Oh, non posso resistere al richiamo dei dolci. Perfetto. Ok, vanno tutti al mini market. Il potere di nonno fame sull'appetito è veramente formidabile, vero? Entriamo. Ci dovresti un po' ringraziare, ha detto qui venditore del super mini market. Ancora altri due. Ora vi immaginate tutto qua dentro pienissimo, stavo dicendo. Wow, guarda tutte quelle persone in coda alla cassa. Non ci sono mai stati così tanti clienti in negozio. Molto bene, per dimostrare il mio apprezzamento per il vostro supporto, da questo momento tutto ciò che il negozio è scontato. Molto bene. Yeah, anche per noi, quindi. Allora prenderò anche un po' di budino, non dico mai di no ai dolci. Eh sì, ma adesso anch'io vorrei comprare qualcosa a questo punto, visto che è sconto. Questa, Freak, è ciò che chiamo un'intesa proficua per tutti. Una... che cosa? Come dire, un'intesa che è proficua per tutti. Comunque, visto che siamo qui, perché non compriamo qualcosa? Sì, dai, Gibenian già è partito. Scusa, Gibenian, aspetta. Il Super Pio Valdoro Nuova sta scontando tutti i suoi articoli. Ma io ne voglio tutti. Ok, allora. Oh, perché mi vieni incontro così? Sono golosissimo di dolci, ho proprio fame. Mi prendo un dolcetto. Magari anche due. Va bene, ok, non mi importa. Guardate quanta gente adesso è qui. Quindi, sei di nuovo qui, senti questa. Tutto un tratto ci sono i clienti, il negozio va alla grande. C'entri qualcosa con questo flusso di clienti? Scherzavo, ma bando alle ciance. Se vuoi puoi comprare qualcosa, ti farò uno sconto. Quanto lavoro, dovrò assumere qualcuno che mi aiuti. Bene, bene, nonno fame ha fatto un bel lavoro. Pensavo fosse solo un vecchietto che mette appetito alla gente, ma è forte. In ogni caso ha risolto il problema del mini market. Di certo è stata fatta una buona azione per questo negozio. E noi abbiamo avuto uno sconto, è fantastico. Ah, il potere dei punti yokai. D'ora in poi, oltre agli yokai, dovremmo tenere d'occhio i quiz cartelli. È vero, ragazzi. Mi chiedo chi abbia piazzato i quiz cartelli, però. È stato lo spirito custode della città. Quelli sono sicuro esistano. Non lo sai, vero? Ok, allora ragazzi, io direi che in realtà i quiz cartelli potrei anche cercare di farli anche off camera se li trovo, dato che sembrano delle missioni secondarie. Magari poi li raccolgo per caso e durante i prossimi episodi, sempre se ne trovo qualcuno, vediamo un po' che cosa succede portando lo yokai lì, ok? Così se ho bisogno di riflettere su quale sia lo yokai non ho bisogno di interrompere l'episodio. Quindi... usa il karate, un libro di karate per veri maestri, ti fa concentrare sugli attacchi, rende uno yokai brusco. Ragazzi, io vi posso lasciare ora a fine episodio anche il link, la scheda per andare a vedere il video che ho fatto sul competitivo, tra virgolette, di yokai, che a quanto pare è molto simile a Yokai Watch 1, quindi le basi le ho date già nella prima serie. Quindi, vuoi ricevere usa il karate? Beh sì, se ce lo stanno dando, sì, assolutamente sì. In questo modo voi potete, se state giocando a Yokai Watch 2, capire un pochettino come funziona il fatto di essere pigri oppure bruschi o tante altre robe. Ce l'ha fatta, grande! Perfetto! Dai, così riceviamo anche un altro dono. Ok. Hai ottenuto bambola di fuga. Perfetto! Missione chiave sbloccata. Può continuare con la storia, grazie!
Grazie, grazie, grazie. Direi di iniziare un po' per farvi venire proprio l'acquolina in bocca e poi ci salutiamo. Caspita, è già così tardi, la giornata è passata in un batter d'occhio. Su, torniamo a casa prima che faccia buio. Buona idea. Ed è vero, ragazzi, dobbiamo tornare a casa prima che faccia buio. Però prima facciamo così. Sì, diario. Dobbiamo tornare a casa prima che faccia buio perché ovviamente ancora non abbiamo la possibilità di uscire di notte. Ma sicuramente succederà qualcosa per farci uscire anche di notte, ne sono sicuro. Beh, avendo giocato a Yo-Kai Watch 1, certe cose riesco a prevederle. Oddio, sembro così, sembro tipo, non so, un mago. No, in realtà ci arrivo un po' per logica. Comunque, torniamo a casa ed è già quasi sera. È già quasi sera e quindi vamos, andiamo a casa. Sono a casa. Ci siamo divertiti un sacco oggi. Ma che fatica camminare così tanto. E in realtà tu hai solo fluttuato. È vero. È vero. Oh, c'è Felicio. Felicio. Lo ricordate, ragazzi? Felicio è proprio è il marito di Negatina. Quando c'è lui sono tutti contenti, quando c'è la moglie Negatina invece litigano tutti. Oh, ciao Freak, bentornato a casa. Ciao papà, come è andato al lavoro? Hai avuto una buona giornata? Vuoi delle brioche, Freak? Cioè, io ti chiedo una cosa, tu rispondi con un'altra cosa. Abbiamo delle brioche dell'anima e delle brioche dello spirito. Ah, finalmente avete chiarito e adesso le avete comprate entrambe. Eh? Ma quelli erano i due negozi per cui stavano litigando stamattina. È vero, è successo tutto stamattina. Quante cose sono successe in un solo giorno di gioco. Mi dispiace per prima, cara, mi sono lasciato trasportare dalla foga. Spero di poter rimediare con alcune delle tue brioche dell'anima preferite. Grazie tesoro, sembra che tu mi abbia letto nel pensiero perché per farmi perdonare ti ho preso queste brioche dello spirito. Abbiamo uno di quei rapporti profondi da vissero per sempre felici e contenti. Eh già, sono proprio contento. Vabbè, sì, non fate gli smielati. Ecco. Il cuoricino, mi sa che fra poco... Mi sa che fra poco avremo qualche fratellino. No, io sono il più felice. No, io. E ora litigano perché è più felice invece. Beh, almeno non litigano più, giusto? Sì, vabbè, però. Cioè, ci siamo noi qui, eh? Magari le vostre cose fatele in camera. E si dorme, si dorme, si dorme. Benissimo, quindi, nuovo giorno. Se è successo tutto questo in un solo giorno, il nuovo giorno non ho idea, veramente. Ho una fame da lupi, finalmente è ora della pausa. Gnam gnam, non vedevo l'ora di pranzare. Si è fermata anche la musica. Attenzione. Anzi, è cambiata adesso. Cos'è quel corvo? Attenzione, guardate come si avvicina. No, l'ha rubato, gli ha rubato il pranzo. Ehi, il mio panino al burro di arachidi e cetriolini. Quel corvaccio l'ha rubato. Missione salvare il panino col burro di arachidi e cetriolini. Ci sono giunte molte testimonianze di problemi causati dai corvi di recente. La maggior parte delle lamentele ha a che fare con dei furti di cibo. Alcuni dicono che abbiano addirittura rubato gioielli e accessori brillanti. Io per primo ho intenzione di usare un ombrello mentre pranzo all'aperto. Certo, perché l'ombrello, giustamente, i corvi dicono... No, un ombrello, No, 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 scusa, allora, scusa. O quando indosso gli gioielli brillanti, seguiteci per il resto della giornata, della storia. Ah, vabbè, indossa l'ombrello anche quando hai gioielli, ok. Caspita, i corvi sono piuttosto spaventosi. Già, ma esco, vado a giocare con i miei amici. Ho promesso a Pierre che oggi l'avrei incontrato al parco del laghetto Zucca. Ok, divertiti, stai attento alle macchine e ai corvi. I corvi sono persone cattive, ragazzi, ricordatevelo. Quindi, dobbiamo incontrare Pierre al parco del lago Zucca. Però, io direi che per oggi abbiamo già fatto abbastanza. Nella prossima puntata continueremo, ovviamente, andando a incontrare Pierre al lago Zucca, che in realtà non mi ricordo dove si trova. Però, come al solito, la mappa ci viene in nostro aiuto. Quindi, ragazzi, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, tanti bei pollicini in su, tanti bei commenti qua sotto per farmi sapere la vostra. Rispondete anche alla domanda del giorno che trovate là sotto. E una cosa molto importante, ho letto i vostri commenti e mi avete chiesto anche di mandarmi fan art. E assolutamente sì, ragazzi, se volete potete mandarmi fan art in tutti quanti i social che trovate qui sotto in descrizione. E se dovesse riceverne parecchie, le potrei iniziare a pubblicare qua nei prossimi episodi. Quindi, ragazzi, che aspettate? Mandatemi anche tantissimi vostri lavoretti, disegnini e tutto quello che volete. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Mi raccomando, non potete assolutamente mancare. Il lago di Zucca non può mancare. Ciao.